Si è svolto nel contesto di Xilexpo, organizzato da Confartigianato, il convegno sul tema della panoramica legislativa sull'emissione di formaldeide dai pannelli a base di legno. È un tema importante, un tema che è ricorrente nella storia del nostro settore e viene a toccare aspetti e temi fondamentali per la salute di chi lavora nel settore del legno e di chi poi come utente trova i manufatti in legno o in materiale a base legno nelle proprie case. Ci dice due parole su un precedente di questo incontro tenutosi a Nizza e organizzato dall'EPF, Andrea Brega, direttore della rivista Il Legno. Seguiranno due brevi contributi registrati a margine del convegno, rispettivamente di Samuele Broglio, presidente di Mestiere Legno di Confartigianato, e di Franco Buglian, responsabile del reparto chimico del CATAS. Il 10 febbraio scorso a Nizza si sono riuniti i vertici europei del mondo dei pannelli a base legno. Tema all'ordine del giorno, le emissioni di formaldeide nei processi produttivi. Durante l'incontro è stata presentata una brochure che ha analizzato gli aspetti epidemiologici e sindacali di questo importante tema. La cronaca della giornata di Nizza si può leggere sul numero di maggio della rivista L'Industria del Mobile. Per quanto riguarda le emissioni di formaldeide, la loro dichiarazione, non è che noi artigiani siamo contrari a dichiarare, anzi tutt'altro. Gli artigiani lavorano bene, gli artigiani lavorano solitamente rispettando le regole per permettere ai loro clienti di poter vivere bene, non dover avere a che fare con prodotti nocivi per la salute e quant'altro. Tutto quello che gli artigiani chiedono, soprattutto in virtù del fatto che stiamo parlando di piccolissime ditte, si parla di una media inferiore alle 3 unità come addetti, è quello di ridurre al minimo la burocratizzazione. E soprattutto un'altra cosa che gli artigiani chiedono è che queste norme non vengano applicate solo con rigidità ai produttori italiani, ma soprattutto vengano applicate per fermare ai confini quella marea di schifezza che ci sta sommergendo, provenendo dai paesi del terzo mondo o quant'altro, a bassissimi costi e che sta veramente minando e distruggendo le nostre capacità produttive e le nostre aziende. Come sappiamo, in Italia è attualmente vigente l'obbligo di produrre e di commercializzare solo pannelli e mobili in classe E1 per quanto riguarda le emissioni di formaldeide. Il Ministero della Salute italiano ha comunque detto che questo è un primo provvedimento preso nel tentativo nella volontà di ridurre anche in futuro ulteriormente le emissioni di formaldeide. Questo è un aspetto che si collega in realtà a quanto si sta verificando già in altri paesi, la California, la legge del famoso CARB, che è stato adottato anche da IKEA con il proprio limite, anche in Giappone, anche tendenze in altri paesi europei stanno ad indicare che questo è passo, nel quale si seguiranno altri verso una limitazione delle emissioni di formaldeide per tutti i prodotti materiali del nostro settore. La tendenza è così un po' già dichiarata anche dagli stessi produttori, quella di raggiungere i valori di emissione del legno regio. Speriamo, insomma, nel tempo di raggiungere questo obiettivo, e un po' peccato siamo qui a comprovare con le prove